Lenny Kask. Che sanguinaria! Esclamò Alice. E da allora, continuò il cappellaio con voce lamentosa, lui non vuole più fare niente di quel che gli chiedo. Adesso sono sempre le 6. Alice ebbe un lampo di intuizione. Allora è per questo che ci sono tutte queste tazze da tè? Sì, proprio per questo, disse il cappellaio con un sospiro. È sempre l'ora del tè e non abbiamo neanche un minuto per sciacquare le tazze fra un sorso e l'altro. Così dovete sempre cambiare posto, vero? Disse Alice. Proprio così, disse il cappellaio. Man mano che le tazze sono sporche ci spostiamo. Ma che succede quando ricominciate il giro? Si arrischiò a chiedere Alice. E se cambiassimo argomento? Interruppe la lepre marzolina con uno sbadiglio. Mi sta andando il latte alle ginocchia. Propongo che la signorina qui presente ci racconti una storia. Spiacente, ma non ne so, disse Alice piuttosto allarmata dall'invito. Allora tocca al Ghiro, urlarono insieme gli altri due. Sveglia, Ghiro! E presero a pizzicarlo da una parte e dall'altra. Il Ghiro aprì lentamente gli occhi. Becca dormivo, disse con una vocina roca roca. Ho sentito tutto quello che stavate dicendo, carini. Lenny Kask.